Come stai, Francesco? Combatto. Sobrio, serio, ma niente affatto grave, come era lui nella vita, e con uno sguardo al futuro. Il saluto oggi nella chiesa di San Vincenzo de Paoli a Francesco Rosato, l'ex direttore della Ferriera scomparso pochi giorni fa, ha voluto ricordarne l'impegno, nella vita privata forse prima ancora che in quella pubblica. Due ambiti che, come era prevedibile, stamani si sono incontrati per stringersi attorno alla moglie Rosa e ai quattro figli. C'era, sommessa se vogliamo, la politica, con il sindaco di piazza e fra gli altri il vicepresidente della Camera Ettore Rosato e Francesco Russo, che di Francesco Rosato era cognato. C'era il mondo dell'imprenditoria rappresentato da Giovanni Arvedi, il cui arrivo a Trieste è stato gestito proprio da Francesco Rosato, ma c'erano anche Enrico Samer e Zeno D'Agostino. C'erano esponenti dell'ambientalismo, c'erano, sparsi fra le navate, gli operai della Ferriera. C'erano poi gli amici, quelli personali, quelli di famiglia, quelli dei figli. Ed è ad essi, ai quattro ragazzi, che verso la fine dell'omelia Don Andrea De Stradi ha rivolto l'invito più bello che un figlio possa sentirsi raccomandare. Non cercate di diventare una fotocopia di vostro padre, cercate la vostra vocazione, essendo certi che l'esempio di vostro padre sarà sempre con voi. E del resto la liturgia, che la moglie ha chiesto fosse gioiosa, il libro della Sapienza, la lettera ai Corinzi e il Vangelo di Giovanni, spesso ha rimandato agli esempi della semina e della vigna. Fondamentali in questo caso per suggellare un percorso ramificato quanto si vuole, ma sempre caratterizzato da due certezze, la famiglia e gli amici, che oggi si sono fuse in un ultimo abbraccio.